Nonno, che ricordi hai della guerra? Sono Benito Capese, figlio di Umberto, classe 1908. Prima del 1943, mio padre, già militare di leva in Marina, fu richiamato alle armi, probabilmente per essere impiegato in operazione di guerra, già in corso. Da richiamato si trovava a La Spezia, in attesa di essere imbarcato. Nel frattempo, e precisamente l'8 settembre 1943, ci fu la firma dell'armistizio e, tolto la divisa e le armi, fece ritorno a casa. Durante il viaggio in treno ed arrivato a Modena, insieme ad altri colleghi, fu preso il prigioniero dai tedeschi e tradotto in Germania. Qui alloggiava in baracche di legno, umide e fredde. Di giorno lavorava in fabbrica costruendo armi e polvere da sparo. Per mesi e mesi sempre la stessa vita, mangiando poco e male, tanto da essere costretto a mangiare le bucce di patate in precedenza scartate, perché il cibo era insufficiente. Successivamente, con l'arrivo degli alleati, le cose cambiarono completamente, tanto che ingrassò, riprendendosi dagli stenti subiti in precedenza. Con la presenza degli alleati, e nei mesi successivi, circa 6 mesi, chi voleva poteva scegliere di andare a lavorare in campagna, e qui mangiavano insieme ai proprietari delle aziende. L'8 settembre 1945, terminata la prigionia, è tornato a casa, quindi la prigionia è durata esattamente 2 anni. Nel periodo della prigionia di mio padre, io avevo dai 3 ai 5 anni, mentre mio padre era un 35enne, e non ricordo molto, ma spesso si rifugiava in una grotta sotterranea ubicata sul nostro terreno, e questo sì che lo ricordo benissimo, dei gratti sulle gambe a causa dei rovi. Punto. Cosa consigli ai giovani di oggi? Io sono contrario a qualsiasi forma di violenza. Il buon Dio ci ha dato il dono della parola e quindi dovremmo usarlo per il bene di tutti. Consiglio ai giovani soprattutto lo studio, di forgiarsi per l'avvenire, di rispettare tutte le idee degli altri per farsi contemporaneamente rispettare. Quindi formarsi un'adeguata preparazione per intraprendere un lavoro che più gli aggrada. Nonno, hai qualche altro ricordo? Di tutto ciò detto, ricordo che mio padre non amava molto raccontare la sua vita da prigioniere. Personalmente posso dire i racconti di mia madre, che tutte le notti si metteva a braccia concerto sul davanzale della finestra che affacciava sulla ferrovia, convinta che prima o poi tornasse a casa. Dopo il ritorno dalla prigionia, io volevo sapere ancora di più, ma non insistevo più di tanto, perché capivo che mio padre non voleva ricordare. Raccontava a me e ai miei fratelli la vita che lui ha passato in guerra, praticamente una vita di guerra fatta, perché 2 anni di militare normale, 3 anni di militare per la guerra,
perché appena congedata l'ha richiamato subito, che era scoppiata la guerra, per andare a guerra. Ripartì subito. Fu imbarcata su una nave da guerra a Taranto e poi dopo, vabbè, le navi si spostavano perché camminavano dove... Un giorno un bombardamento tra bombe sulla nave era una cosa paurosa, che era proprio una cosa, tu morto di qua, e allora lui, che con altri militari, si andò già sotto la stiva della nave, perché se no sicuramente era morto, perché tanti colleghi, tanti militari erano morti lì sulla nave, chi stava sopra per sparare. E vabbè, però un giorno ha detto, stava su, vabbè, non so se era un posto dove stava, non lo so, e scese giù, fuori per terra, perché era tanto tempo che stava dentro la nave, forse non ce la faceva più, scesero fuori. E fuori purtroppo la disgrazia che 5-6 militari li presero prigionieri, compreso il mio papà. E prese prigionieri in tedesca, e te li portarono, nemmeno lui sa, perché era come un recinto, stava lì buttato come bestia, una baracca per prepararsi dalla pioggia, ma quasi un anno e mezzo è stato prigioniero lì, come bestia. Gli portava da mangiare bucce di patate e pane secco, tutto rovinato, proprio. Da bere l'acqua della pioggia, perché non gli portava niente da bere, buttate, ma l'animale forse era trattato molto meglio, dice, da noi prigionieri, perché è proprio passato l'inverno di tutto. Non sa come è riuscita a vivere con le condizioni. Poi, stando tanti mesi, anni, perché più di un anno e mezzo, ha fatto amicizia con, non so, era una famiglia delle persone vicino a Stur, dove stava Sturecinde, e ogni tanto gli portava qualcosa da mangiare, gli portava un po' di pane fresco, un po' d'acqua, e allora sembrava che stava meglio, però stava buttato, dormiva sopra un bagliareccio del foglie di canne, nemmeno di paglia, di canne, le foglie di canne. La vita per lui era finita lì, perché tanto oramai si era rassegnato che non poteva tornare più a casa, perché in quelle condizioni, come faceva a non tornare più a casa. Però un giorno, con l'aiuto di questi amici che aveva fatto, riuscì a fuggire, non so come, però disse che riuscì a fuggire, però uscito da là, erano in cinque, non sapeva dove andava a sbattere con la testa, perché per loro oramai non sapeva più dove doveva andare, in quale parte doveva girare, dove regione era, in quale paese. Per loro era diventata tutta una cosa. Non sapeva più niente. E allora si misero in cammino, camminava notte e giorno, dormiva per terra dove gli capitava, mangiava foglie delle vite dell'uva per sopravvivere più che altro. E dopo, quando è stanco, proprio sfinito, una sera bussò in una casa. In campagna era. E questi prima non li voleva assolutamente, aveva paura perché si pensava che era tedesca. Poi all'ultimo ha capito che erano ragazzi che fuggivano dalla disperazione della guerra, ragazzi che l'ha aiutato, l'ha fatto entrare a casa, gli ha fatto da mangiare, l'ha fatto bere, l'ha fatto riposare, la notte l'ha fatto dormire là. Poi il mattino gli ha dato dei vestiti, l'ha fatto cambiare, e poi dopo loro sono ripartite, però non sapevano dove doveva andare. Mio padre non si ricordava nemmeno dove
dove doveva andare, dove si doveva rivolgere, niente. Però forse, tra la forza, la voglia, di pensare che lui non era stato, non era morto, cammina, cammina, ha camminato quasi per un mese e mezzo, come diceva lui, ma forse pure più. E poi un giorno si è trovata alle porte del paesino dove abitava e lui quando ha visto questo dice meno male, ce la sono fatta a tornare a casa. E infatti dopo un po' che ha camminato è tornata a casa, ma con tanta fatica perché lui non se lo rendeva niente. Quando è arrivato, la mamma fu la prima a coglierlo perché lo riconobbe subito, però gli altri già lo davano tutto per disperso perché dice, quasi 3 anni che non sentiva più non leggeva più una lettera, non sapeva più niente. E dice, era finita, pensava che era morto e già lo pregava per morto, non pensava assolutamente. Invece quando lo vide arrivare, fu una grossa gioia, proprio una cosa che non si può descrivere. E lui diceva sempre che Striguero non deve esistere perché ha visto troppa gente morire, troppi ragazzi giovani morire e buttati là, e invece purtroppo qua la guerra continua e non si finisce più.